Grazie a tutti i presenti. La mia tesi di oggi sarà che la mineralogia ha qualcosa da dire nel campo dei beni culturali. La introdurrò brevemente dal punto di vista storico e poi vedremo qualche applicazione per far vedere che è molto vivace e dinamica in questo campo. Allora, mi sentirete confondere continuamente cristallografia e mineralogia perché sono intimamente legate dal punto di vista culturale e storico. Werner addirittura nel 700 già diceva che gli obiettivi della geologia coincidevano in maniera stretta con quelli della mineralogia e risulterà forse eretico a qualche giovane, ma in realtà è la geologia che è derivata dalla mineralogia e non viceversa dal punto di vista storico. Allora, perché credo che la mineralogia abbia molto da dire? Perché in realtà è un crocevia di diverse discipline, e questo deriva dalla sua tradizione storica e dai grandi avanzamenti tecnici che ha derivato da altre discipline come la fisica e la chimica. Adesso non entro nel dettaglio, ma avere un grosso fondamento fisico-chimico e anche tecnico, nello stesso tempo sapere interagire con i sistemi complessi, naturali, credo porti dei grossi vantaggi nelle applicazioni nel campo dei beni culturali che sono intrinsecamente molto complessi dal punto di vista dei materiali, compositi e delle interpretazioni in senso generale. Ora, la visione che la maggior parte della gente ha dei minerali ovviamente deriva dalle gemme, anche se noi preferiamo ovviamente la morfologia naturale. E questa è la prima fascinazione della mineralogia, cioè la bellezza estetica dei minerali hanno colpito da sempre l'immaginario collettivo e per la loro lucentezza. Non mi dilungo a descrivere il perché le gemme sono preziose e valutate dal punto di vista estetico. Nell'immaginario arriviamo anche a sostituire i minerali con questi giocattoli per i bimbi, ma che però riprendono le tematiche costitutive della materia nel mettere insieme i mattoncini nel formare delle forme strepitose. Queste forme morfologiche e il colore, la lucentezza, sono la prima cosa che ha ovviamente colpito storicamente gli studiosi, da Iringuccio sulle forme della pirite, a Keplero sui cristalli di neve, forse uno dei primi trattati che possiamo definire trattati di cristallografia veri. A Robert Hooke, che nella sua micrografia ha fatto un trattato spettacolare sulla formazione delle morfologie a partire da particelle unitarie. Non a caso ho citato Vannoccio Biringuccio, che era un esperto di metallurgia e arte mineraria, e Keplero, che è noto come astronomo, e Hooke come fisico, perché in realtà i minerali e la cristallografia sono in realtà intessuti di diverse discipline che hanno contribuito alla sua formazione, ma anche alla sua trama concettuale. Al di là del fascino delle gemme, la forma morfologica e la cristallografia, noi sappiamo, soggiace ovviamente la simmetria strutturale, che escerà in modo intuitivo e grafico nelle due e nelle tre dimensioni, espresso, e tutti noi usiamo credo, i diagrammi di Escher per insegnare almeno i gruppi planari negli stadi iniziali dei corsi di cristallografia. Questo per far vedere che c'è comunque da sempre un travaso continuo dalla fascinazione estetica della periodicità e delle morfologie dei cristalli nell'arte. Escher non era un cristallografo, era un artista, ha sviluppato nelle due o tre dimensioni una capacità intuitiva notevole e è indubbio che molte delle sue opere
hanno una connessione diretta con le forme cristalline, qui vediamo i geminati, e espresse in forma artistica. E ovviamente questo travaso continuo della fascinazione morfologica dei cristalli all'arte ha proseguito, e ovviamente non posso dilungarmi su tutti gli esempi possibili. Questi sono alcuni tra i più noti nella storia dell'arte. Anche adesso gli artisti usano la mineralogia e la cristallografia come forme artistiche di vario tipo. Cito solo alcune, da Marina Abramovic ricoperta di cristalli di quarzo fino a Alexis Arnold che immerge libri in una soluzione di borace per fare cristallizzare dei borati sui libri come forme artistiche. Quindi questa fascinazione, questa attrazione fatale, come l'ho chiamata, tra mineralogia, cristallografia e forme artistiche, in realtà è nata storicamente e continua in modo molto pervasivo. Ovviamente il concetto fondamentale è quello di simmetria, e la simmetria, questo partendo da uno dei testi classici di Weil fino a quelli più moderni di Makovicki, che ha in realtà investigato la simmetria soprattutto nell'architettura. Ovviamente i pattern periodici e non periodici islamici sono una delle fonti principali di analisi delle simmetrie planari periodiche e non periodiche. Uno degli sviluppi più interessanti negli ultimi anni è effettivamente il fatto che gli sviluppi teorici della quasi simmetria nei quasi cristalli con la descrizione matematica dei gruppi spaziali in più dimensioni, quindi cristalli aperiodici, trova un riscontro preciso nelle simmetrie che troviamo nelle architetture islamiche. Anche qua non posso soffermarmi, ma questa costruzione di riempimenti dello spazio con oggetti aperiodici e costruzioni frattali sono estremamente affascinanti dal punto di vista artistico e anche cristallografico, ovviamente. Questo è uno dei pochissimi esempi di tiling quasi periodico dodecagonale che si trova nell'architettura islamica. In ultimo, e poi lascerò perdere questa prima parte della fascinazione della mineralogia, se noi andiamo nel microscopico, vediamo alcune delle spettacolari immagini fornite dalla crescita dei cristalli naturali. Abbiamo fatto anche delle mostre artistiche a grandi dimensioni, diciamo le immagini sono spettacolari. Sfido chiunque a dire e vedere queste immagini e riconoscere che sono immagini al microscopio polarizzatore e non dei quadri di artisti famosi che da appendere alle pareti. Queste immagini, tra l'altro, sono fatte da un docente dell'Istituto che si chiama Bernardo Cesare, e vi invito a vedere il sito perché sono effettivamente un'ulteriore fascinazione del mondo microscopico a contatto con quello artistico. Quello che faccio normalmente nei corsi di cristallografia è far vedere immagini di questo tipo ai ragazzi e chiedere a loro se si trattano di immagini sperimentalmente ottenute dal mondo reale, se sono simulazioni ottenute al calcolatore di oggetti periodici o aperiodici, o se sono invece oggetti macroscopici come architetture o altre cose. E effettivamente molti dei ragazzi hanno difficoltà a riconoscere che cosa siano gli oggetti alle diverse scale e alle diverse. Quindi c'è un connubio, credo, continuo tra la nostra percezione della simmetria e gli oggetti artistici reali. Ora, per proseguire oltre al fascino che abbiamo visto, la mineralogia e la cristallografia studiano la materia a una scala estremamente interessante che è stata la microscopia e la spettroscopia a livello molecolare e atomico soprattutto. La diffrazione
per i fisici dello scorso anno, abbiamo celebrato il centenario della scoperta dei raggi X, della diffrazione dei raggi X in cristallo qualche anno fa, e l'applicazione della diffrazione nel campo dei beni culturali ormai è ovviamente ben nota e ben espansa, e non credo di dover ulteriormente approfondire questo aspetto. Ma quello che volevo invece far vedere è che questo è solo un aspetto, una scala a cui possiamo investigare i materiali, e quando in realtà andiamo su un sito archeologico piuttosto che in officine di produzione storico-artistiche, dobbiamo spaziare dalle scale, diciamo, macroscopiche, addirittura del Land Survey, fino alle scale ultramicroscopiche. Farò vedere qualche esempio dell'uso di isotopi, quindi entriamo nel nucleo. E questa multidisciplinarietà e approccio multiscala ai beni culturali credo che sia fondamentale. Se noi vediamo solo un aspetto ci perdiamo molto, e molte volte non riusciamo ad interpretare e ad affrontare le domande corrette. Nella mia visione, quello che dovremmo fare sui materiali, oggetti pertinenti a beni culturali è quello di collocarli o ricollocarli nella scala temporale dell'attività umana. E tu, ci sono dei salti termodinamici: tutte le volte che noi prendiamo un materiale dalla natura o trasformiamo in un oggetto di utilità o di diciamo, utilizzato dalle attività umane, e poi questo tende a ritornare ovviamente in uno stato metastabile o stabile naturale, e noi continuiamo a modificarlo durante l'uso, lo spostiamo in ambienti diversi, lo sotterriamo in uno scavo archeologico, lo tiriamo fuori, lo mettiamo in un museo, e a questo punto dobbiamo conservarlo. Cioè, gli oggetti e i materiali hanno continuamente dei campi metastabili che dobbiamo interpretare e capire, soprattutto se passiamo dall'interpretazione archeologica e storia dell'arte al campo della conservazione. Ma ci tengo a dire che entrambi i campi, che hanno applicazioni completamente diverse, si basano in realtà su una profonda conoscenza dei materiali. E la profonda conoscenza dei materiali che noi abbiamo è utilissima sia all'interpretazione degli oggetti passati, sia agli aspetti di conservazione. A questo punto mi faccio alcuni esempi per cercare di capire almeno cosa intendo come applicazione. La prima è la ricostruzione, per esempio, architettonica. Qui in un aspetti conservativi di un castello, una rocca friulana che era nata come zecca clandestina e ha avuto un periodo di vita di 200 anni. Ci hanno chiesto se questo pezzo di mura era coesistente con una fase della costruzione oppure no. Allora, noi l'abbiamo affrontato attraverso la mineralogia, facendo una cluster analysis di una quantitativa non facile dei materiali leganti, e abbiamo visto che ogni fase costruttiva in realtà aveva delle caratteristiche ben precise, e abbiamo dato una risposta esatta. Cioè, questo muro ha una fase diversa, è stata una ricostruzione successiva rispetto alla fase che stavano restaurando. La stessa cosa abbiamo affrontata a Pompei, per esempio. Questo è uno dei pochi edifici a Pompei che si sviluppa su cinque piani, perché scende nel fiume Sarno. Questa è la foto di Maiuri, storica, davanti allo stesso edificio. La ricostruzione è stato un bel esempio di applicazione, eravamo con geofisici, ingegneri, archeologi, tutti insieme, ma ancora in questo caso noi riuscivamo a dire, tramite gli aspetti mineralogici, su ogni mattone, su ogni pezzo di muro legante, se era originale, se era in ricostruzione dopo l'eruzione, se era stato restaurato dai tedeschi alla fine dell'Ottocento o da Maiuri negli anni 30. Quindi abbiamo grandemente aiutato l'interpretazione dell'edificio e gli aspetti conservativi. Un'altra cosa che credo la mineralogia possa e sta contribuendo a sviluppare è la datazione radiocarbonio. La datazione radiocarbonio delle malte storiche è in principio molto semplice, cioè il carbonato viene bruciato, si forma il quicklime che ricarbonata
e la datazione del radiocarbonio data la frazione CO2 sulla scala del radiocarbonio. In realtà ci sono tantissimi problemi di contaminazione, e poi ce ne sono segnati alcuni, e il metodo che noi suggeriamo e che funziona molto bene è quello di effettivamente separare la frazione elegante, controllare le reazioni che sono avvenute o che stanno avvenendo nel materiale e datare la frazione corretta dell'elegante. E questo ha dei grossi contributi nell'interpretazione degli edifici storici e negli stadi conservativi. Le diagnosi delle opere d'arte, per esempio, adesso vengono fatte in maniera completamente non distruttiva, abbiamo citato il sincrotrone, questo è un Van Gogh, qui c'è Kuehn-Jansen, che in maniera non distruttiva, con le tecniche di fluorescenza, guarda al di sotto dello strato superficiale. E facendo degli algoritmi nemmeno complessi di sottrazione dei pigmenti superficiali di quelli sottostanti, si riesce a ricostruire la pittura preesistente che è stata ridipinta da Van Gogh stesso. Autenticazione, un altro campo di applicazione, carri etruschi ne esistono pochissimi, questo è stato trafugato all'inizio del secolo scorso ed è al Metropolitan, è uno dei più completi. Siamo rimasti molto stupefatti quando in una collezione donata all'Università di Padova, in una scatola, nessuno ne conosceva l'esistenza, abbiamo trovato questo intero carro etrusco in argento, che è ovviamente falso, e il dimostrare che è falso è stato molto semplice dal punto di vista composizionale e mineralogico. Non entro nei dettagli. Provenienza. Questo è molto interessante perché lega direttamente le conoscenze mineralogiche, giacimentologiche che noi conosciamo. Abbiamo rimappato tutte le miniere esistenti italiane di rame su base isotopica e si riesce a discriminare molto bene la provenienza del metallo. E questo ci ha permesso, per esempio, di dire che l'ascia dell'uomo del Similaun, trovata sulle Alpi, era in realtà proveniente dalla Toscana e adesso abbiamo, dopo diversi anni di studi, un'idea molto precisa della diffusione e l'origine del metallo nei vari periodi storici. Le Alpi entrano in funzione come depositi di rame solo in un'epoca relativamente tarda, nel tardo calcolitico. Finisco con una trasmissione culturale, gli astragali sono l'inizio del gioco divinatorio e poi del gioco dei dadi, vengono ancora usati in molti posti, i dadi inizialmente hanno una forma non cubica. Siamo interessati a questo perché abbiamo studiato in maniera dettagliata i dadi etruschi pertinenti a diversi secoli storici. Ma ci siamo anche posti la domanda su come vengono distribuite i numeri sulle facce dei dadi da gioco. E ovviamente la teoria delle permutazioni è divisa per la molteplicità del gruppo del cubo da 15 combinazioni che sono indipendenti ovviamente per la rotazione quando si tira il dado. Di queste 15 combinazioni è molto interessante perché se noi guardiamo i dati storici, in particolare quelli etruschi, solo due sono effettivamente osservate. Sono quelle in cui la differenza è 1, cioè le facce opposte hanno 1, 2, 3, 4, 5, 6, oppure quelle dei dadi a noi conosciuti sono quelle a cui somma delle facce opposte è 7. Ora, questo è estremamente interessante perché questo dice che i dadi da gioco già all'inizio dell'utilizzo non erano random nelle disposizioni, ma hanno una trasmissione culturale. C'è anche un fatto abbastanza interessante che i dadi etruschi cominciano tutti con questa combinazione, c'è una sovrapposizione tra il V e il IV secolo e poi dopo utilizzano solo la combinazione che in realtà è quella adottata anche dai romani, è quella moderna. E questo è interessante, ma ancora non spiegato.
abbastanza interessante che se noi andiamo a vedere appunto la statistica di queste due combinazioni sulle 15 sono quelle che praticamente sono osservate in quasi tutti i dadi da gioco anche in altre culture, ma è diversa da quello che da quella naturale. Cioè, se si danno dei cubetti bianchi ai bambini e si chiede di mettere le facce, loro le mettono 1, 2, 3, 4, 5, 6 sulle altre due. Quindi è una delle combinazioni che non si trovano normalmente. Questa è chiaramente una dimostrazione che i dadi da gioco sono una trasmissione puramente culturale, non è né un'esclusione statistica, né la combinazione naturale che l'essere umano avrebbe nell'inserimento dei numeri. C'è anche una ulteriore ripercussione che i linguisti non avevano un'idea precisa della corrispondenza tra i numerali e l'aspetto letterario, cioè se si guarda in letteratura c'era una concordanza di tutti i linguisti sul 1, 2, 3 e 5, ma una grossa confusione tra il 5 e il 6, e questo ha delle e grosse implicazioni. Ma fortunatamente c'è un dado che contiene le lettere invece che i numeri, grazie al fatto che abbiamo interpretato quali sono le combinazioni, non c'è più nessun dubbio linguistico che adesso il fa è il 4 e l'ut è il 6. E questo in realtà a molti non piace perché è contrario all'origine indoeuropea degli Etruschi. Perché naturalmente il 6 dovrebbe essere il Sa se è conforme alla discendenza linguistica. È interessante che questo studio sui dadi etruschi, partito dal gruppo puntuale del cubico, è entrato in Wikipedia e ha dei contributi sull'origine indoeuropea degli etruschi. Finirei questa brevissima carrellata con alcune parole di García Ruiz, che è un cristallografo, crescitore di cristalli, mineralogista, quello che ha studiato i cristalli giganti di Nike, il quale partendo dal monolite simbolico di Kubrick in 2001 Odissea nello spazio, dice che è possibile o propone il fatto che la simmetria e la perfezione dei cristalli di quarzo siano in realtà stati i catalizzatori del nostro pensiero simbolico e astratto e alla fine della nostra coscienza. Credo che questo sia un'ulteriore, seppure molto speculativa, è sicuramente un'ulteriore fascinazione tra la mente umana e il mondo mineralogico. Concludo.